Buonasera e bentornati all'appuntamento con il post grande schermo. Oliver Stone, il regista di Platoon, è nato il 4 di luglio, tre volte premio Oscar, torna al cinema raccontandoci la storia vera di Edward Snowden, genietto dell'informatica che abbandona dopo averne fatto parte per anni i servizi segreti americani. Occhio, perché grazie, o meglio per colpa della rete, siamo tutti controllati. Perché vuoi entrare nella CIA? Per aiutare il mio paese a migliorare il mondo. Ok, riproviamo. Perché vuoi entrare nella CIA? A me sembra molto fico avere accesso ai sistemi di sicurezza. Edward Snowden è un genio dell'informatica ed entra nell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale per servire il suo paese. Ben presto scoprirà che quello messo in atto dagli Stati Uniti proprio attraverso internet, la rete e i social più utilizzati è un formidabile sistema di controllo su cose e persone, ben diverso dalle ragioni per le quali era stato creato. Qual è il tuo nuovo incarico? Sai che non posso dirtelo. Devi trovare il terrorista nel pagliaio di internet. Snowden scoprirà tutto questo da sé, mettendo in discussione, in qualche modo in crisi, il rapporto con l'amatissima compagna e poi moglie. Ci stanno guardando. Deciderà quindi di ribellarsi, di fuggire, rilasciando ad Hong Kong un'intervista ai più importanti media per smascherare il sistema, una scelta che lo costringerà a passare dall'altra parte. E verranno anche da voi. Siamo tutti sotto controllo e ci dobbiamo rassegnare. Sì, è vero, c'è un diffusissimo sistema di controllo praticamente in tutto il mondo e c'è chi ha tutto il denaro e il potere per farlo. Ma anche noi, come Snowden, possiamo fare qualcosa o anche molto per bloccare questa situazione. Possiamo protestare, fare film, cercare di proteggere il più possibile i nostri dati sensibili. Da un certo punto di vista, oggi siamo tutti dei sospettati. Sei sicuro di quello che fai? Fidati di me. Lo sta facendo sul serio. È per proteggerti che non posso dirti nulla. Stai andando via. È solo un problema americano, questo c'è un po' dappertutto. It's a general trend. Non è una situazione solo americana, ma riguarda in qualche modo tutto il mondo. La lotta al terrorismo l'hanno fatta anche i russi, ma in altri modi, e gli occidentali non hanno mai voluto collaborare davvero con l'altra parte dello scacchiere. Per tanto tempo abbiamo pensato che i russi o i cinesi fossero i cattivi, ma siamo davvero sicuri che le cose stiano proprio così? Non importa che giustificazione dai a te stesso, il terrorismo non c'entra. Oliver Stone, tre volte premio Oscar, continua il suo cammino di ricerca e di indagine. Nato da Salvador, il suo film di esordio, è proseguito con Platoon e nato il 4 di luglio. E costruisce una pellicola avvincente ed efficace, forse uno dei film migliori che ha fatto negli ultimi anni. A volte lei è un po' polemico, no? Se trova... Però poi credo che rimanga comunque il suo affetto per gli Stati Uniti, è così o no? In all my films, spero sia chiaro che io amo il mio paese come si ama una madre. Anche quando si è in disaccordo con una madre, non la puoi mai odiare davvero. Sono fiero del mio paese, ma vedo anche le cose che non vanno. Pensiamo a quello che sta accadendo ora in Siria, un disastro dopo il Vietnam o l'Iraq. Cose che il cinema può raccontare con l'obiettivo anche di cambiare e di migliorarle. Mi chiamo Edward Joseph Snowden. Se volete, questa sera alle 22.45 vi aspetto con Effetto Notte, il rotocalco di informazione cinematografica di TV 2000. Incontreremo la stella Roberto Bolle e scopriremo anche il nuovo attesissimo film di Clint Eastwood, Sully. Il post torna lunedì, sempre al termine di TG 2000. Arrivederci.